Buongiorno a tutti, sono io 924, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session a tema Pride. Allora, questo è un argomento di cui io volevo parlare da diverso tempo, lo ammetto, però essendo un po' pruriginoso, controverso, diciamo non molto edificante, ho voluto aspettare. Ora, siccome io credo nel fatto che quando si parla di certe tematiche bisogna guardarne sia gli aspetti positivi che quelli negativi, mi sono detta che è il momento di parlarne. Allora, qui si parlerà di una personalità assolutamente controversa, di un fatto increscioso sia all'epoca che oggi, e io cercherò non tanto di indorare la pillola, ma di essere, diciamo, il più professionale possibile, senza essere troppo emotiva, essere troppo critica. Perché un po' il contesto dell'epoca, un po' questo tipo di persona rende la faccenda spinosa. Questo testo io mi baserò principalmente su due libri. Allora, Claudio Rendina, La vita segreta dei papi, questo l'ho comprato 11 anni fa, è una benedizione per me. E Giuseppe Staffa, Le guerre dei papi. Quindi oggi parleremo di Pierluigi Farnese e l'oltraggio di Fano. Ma veniamo al dunque, cominciamo dall'inizio. Pierluigi Farnese nasce nel 1503, primogenito del cardinale Alessandro Farnese e della sua compagna di lungo corso Silvia Rufini. Allora, diciamo che Alessandro e Silvia sono una coppia da diversi anni, avranno in totale quattro figli condurranno una vita, diciamo, matrimoniale. Tutti sanno che lei è la compagna del prelato, lui la canterà in alcuni versi piuttosto mediocri, sotto il nome di Lola, e avrà sempre un occhio di riguardo per i suoi figli. All'epoca della nascita di Pierluigi, che ha il nome del nonno paterno, c'è un problema, un piccolo, piccolo problema. Silvia è sposata. Suo marito morirà 2 anni dopo, al tempo della nascita della figlia Costanza, ma comunque sposata. E quindi Alessandro Farnese non può subito riconoscere il figlio. Lo riconoscerà nel 1505, ma diciamo che questa macchia illegittima lascerà sempre un profondo carico di rancore, di rammarico e di odio sul figlio. Dei quelli che io amo chiamare i tre grandi bastardi del Rinascimento, bisogna dire che sono tutti e tre figli di prelati e che anche loro hanno sempre questa illegittimità molto forte da scontare, ossia Cesare Borgia, Pierluigi Farnese e Alessandro de' Medici, tutti e tre figli di papi. Ma se comunque Alessandro e Cesare Borgia saranno persone molto colte, molto istruite, che riusciranno comunque a ritagliarsi il loro spazio e, diciamo, ad averne un riconoscimento con tanta di fiducia in se stessi. Con Pierluigi sarà diverso. Cesare Borgia, come sappiamo, è coltissimo. Alessandro de' Medici è più colto della media italiana e a malapena colto secondo gli standard della famiglia Medici. Pierluigi no, Pierluigi diciamo non è una persona colta, non lo sarà mai, lui è più un soldato, realmente. E se gli altri due hanno altre, diciamo, non particolarità, ossia Cesare è il marchio dello straniero, perché ricordiamo che è comunque un italo spagnolo, oltre ad essere un figlio illegittimo, Alessandro ha lo stigma razziale perché è figlio di una schiava nera, mentre Pierluigi di base è romano doc, ma non dovrebbe avere problemi. Invece, questa illegittimità peserà molto su di lui, troppo per certi aspetti. Quando ha 10 anni, suo padre lo fa sposare con Gerolama Orsini degli Orsini di Pitignano. È un matrimonio al momento solamente su carta, ma che serve comunque a rialzare le fortune della famiglia Farnese. Il matrimonio verrà, diciamo, celebrato ufficialmente con tanto di consumazione solamente 6 anni dopo.
La cosa per l'epoca è normale, il contratto, diciamo, era in qualche modo vincolante, ma non troppo. E permette ai Farnese, che erano, diciamo, in parte dentro e in parte fuori, di rientrare automaticamente e influentemente nelle faccende romane. Gerolama sarà una moglie meravigliosa, discreta, silenziosa, devota al marito e devota ai figli, ma non è, diciamo, quel tipo di partner che piace al marito. Infatti, fin da giovane, per Luigi, pur essendo stato cresciuto da umanisti come voleva il padre, ha sentito forte il richiamo delle armi e si è arruolato prima per Venezia e poi nel campo imperiale. Quando ha 24 anni, infatti, è tra i tanti comandanti italiani che entrano a Roma al seguito dei lanzichenetti di Carlo V, in quanto lui stesso è tra i mercenari italiani che hanno giurato fedeltà a Carlo V. Cos'è che fa per prima cosa quando, diciamo, si trova a Roma nel momento peggiore della storia romana? Beh, fa quello che avrebbe fatto qualsiasi aristocratico romano, cioè prende i suoi soldati e va a proteggere Palazzo Farnese, che infatti uscirà indenne dal sacco di Roma proprio perché ci si è messo lui a garanzia. Cosa interessante, invece, suo fratello Ranuccio, sempre figlio di del futuro Papa Paolo III e di Silvia Ruffini, si trova nell'altro campo, infatti impegnato nella difesa di Castel Sant'Angelo, e il cardinale Farnese, diciamo, è uno dei cardinali che è riuscito ad arrivare a Castel Sant'Angelo dal Vaticano, che non sembra così scontato per l'epoca, per quel momento particolare, e che non ha abbandonato Clemente VII. Insomma, un po' per lungimiranza, un po' per calcolo, ha fatto in modo che i suoi figli si trovassero ognuno, diciamo, in due campi avversari. Così, qualsiasi dei due vinca, alla fine la famiglia avrà vinto comunque. Quando infatti i lanzi di Carlo V lasciano Roma, per lui ci va con loro, e siccome ai suoi soldati da pagare, comincia a depredare e saccheggiare la campagna romana. Immediatamente Clemente VII da Orvieto, dove si è rifugiato con una fuga alquanto rocambolesca, lo scomunica e lancia l'anatema sulla famiglia Farnese. Alessandro si mette subito a lavorare per la sua famiglia e nel giro di un anno, tutto perdonato e dimenticato, lo scomunica via anatema. Quindi per Luigi torna per il momento dalla moglie che si trova a Valentano, ma è un soggiorno molto breve, non gli piace quell'ambiente, non gli piace stare in famiglia, ha le maniche prudono. E nel 29 lo ritroviamo di nuovo con gli imperiali alla sede di Manfredonia, al momento roccaforte francese. Di nuovo Ranuccio, suo fratello, è dal lato opposto della barricata. Si leveranno diverse voci sospettose a seguito della morte di Ranuccio Farnese. Secondo alcuni è stato un incidente, secondo altri invece, diciamo, una casualità di guerra, secondo altri ancora è stato Pierluigi che, approfittando della guerra, uccise il fratello. Ebbene sì, tra Pierluigi e Cesare Borgia ci sono molte somiglianze, ma diciamolo, diffidate delle imitazioni. Per quanto ci provi in maniera inconscia o meno, Pierluigi Farnese non avrà mai la statura morale di Cesare Borgia, non dico politica perché in politica ha fatto anche meglio, ma comunque non siamo su quel livello, anche a livello, diciamo, poi di propaganda, di trasposizione sui media, per fortuna non ci siamo. Diciamo, le fortune della famiglia Farnese subiscono il loro meritato upgrade quando nel 1534 Alessandro Farnese diventa papa. E diciamo che, nonostante Pasquino abbia scritto che il cardinale Farnese, o Fregnese, come è stato chiamato a causa dei suoi rapporti intessuti con i Borgia tramite alcuni accordi tra lui, la sorella Giulia e Rodrigo, diciamo, la situazione potrebbe andare peggio. Pasquino l'ha già chiamato Fregnese. Ricordo a tutti che mala razza, cervello pazzo, papazzo, insomma, secondo Pasquino questo conclave ha dato il risultato sbagliato.
È stato dato questo risultato perché Alessandro Farnese ha 70 anni, tutti sperano in un pontificato breve, e comunque è un cardinale italiano e soprattutto un cardinale romano, e dopo il sacco di Roma e i danni di Clemente VII, un papa romano serve. Inutile dire che la prima cosa che fa Alessandro Farnese, ossia adesso Paolo III, appena arrivato al soglio papale, è l'antica e onorata tradizione italiana di sistemare i propri parenti. Tradizione preziosa che si è tramandata nei secoli dei secoli e continua ancora oggi. Comunque, nel primo consistorio, che se ricordo bene è la stessa settimana del conclave, Papa Paolo nomina subito tra i vari cardinali due suoi nipoti, Guido Ascanio Sforza di Santa Fiore di 16 anni e Alessandro Farnese di 14. Sono rispettivamente il figlio di Costanza e il figlio di Pierluigi. Sono giovanissimi, sono suoi nipoti e non hanno altri meriti, ovviamente per la giovane età. Certo, il cardinale di Santa Fiora e il cardinale Farnese, il giovane come verrà detto, saranno dei grandissimi mecenati, saranno coloro che arricchiranno Roma, pensiamo alla chiesa del Gesù a Roma, pensiamo a Palazzo Madama, la villa di Caprarol, la villa Farnese di Caprarol, insomma, saranno degli ottimi mecenati, ma a livello spirituale un po' nicchiano. Anche Pierluigi riceve, diciamo, la sua ricompensa, che è il titolo di gonfaloniere, il titolo di comandante delle milizie papali, duca di Camerino, duca di Spoleto e soprattutto duca di Castro. Imitando l'uomo che è stato l'amante di sua sorella, che è stata di fatto da prostituita, Paolo III si guarda in giro, nota la cittadina di Castro e decide di farne un dominio esclusivamente farnese. Castro era una città papale e viene di fatto trasformata in un ducato, dove la famiglia si trasferisce. Ed è da qui che cominciano veramente le note dolenti. Ora i Farnese sono sulla pubblica scena e quelle che prima erano solamente voci adesso diventano certezze. Infatti, sebbene abbia avuto con la moglie 5 figli, c'è un piccolo problema. Pierluigi Farnese, infatti, è omosessuale e preferisce i ragazzi molto giovani. E preferisce averli, diciamo, in maniera piuttosto violenta. Non è nuovo a minacce, non è nuovo a rapimenti, tanto che la nobiltà romana, ogni volta che lo vede, teme per i suoi figli e per i suoi servitori. Tiene pubblicamente i garzoni e ogni volta conduce con sé quelli giovinetti con cui ha commercio carnale, scrivono le cronache. Ora, suo padre lo sa? Certamente che lo sa. E se ne duole, perché vede tutto questo suo modo di fare come pregiudizievole, non solo per la salvezza della sua anima e per il benessere dello Stato Pontificio, ma anche per l'onore di casa Farnese. Perché un conto è se fosse stata, diciamo, una persona più tranquilla e discreta, ma Pierluigi, nella discrezione, non se ne frega per certi aspetti. Lui, quando vede un ragazzo che gli piace, deve averlo. Ad ogni modo, ad ogni condizione, celebre sarà un acquerello con il cardinale Ippolito d'Este, quando, durante un viaggio a Bologna, Pierluigi nota un suo servitore fa di tutto per averlo. Con il cardinale, che sapendo cosa accadrà non glielo vuole dare, Pierluigi insiste, il servo si ribella, fugge, lo prova tutto, ma alla fine viene preso e si sa cosa accade in questi casi. Quindi ha già una pessima fama quando accade l'episodio che, diciamo, conferma le più tristi predizioni su di lui e sulla sua condotta, quello che non è mai stato possibile cancellare, appunto, l'oltraggio di Fano. Nel 1537, Pierluigi si trova in prostrazione nelle Marche, sta visitando le fortificazioni da Ancona a Pesaro e poi proseguirà per la Romagna. Quando si trova a Fano, riceve, diciamo, l'invito,
del vescovo Cosimo Gheri, che vuole conferire con lui in materia di, diciamo, di questioni, di politica, politica cittadina più che altro, e ha bisogno di una persona importante che lo possa aiutare. Pierluigi accetta, viene ricevuto molto bene in relazione al suo rango e scopre che Cosimo Gheri è un ragazzo di appena 22 anni, molto attraente. Ci pensa un po', comincia una certa conversazione con lui in cui gli chiede com'è che si diverte, come sono le donne di Fano. E il vescovo, o per pudore o perché intuisce che diciamo, la conversazione potrebbe finire male, nel caso di Pierluigi gli chieda di portargli una donna o comunque di fargli conoscere qualche donna, glissa sull'argomento, sostiene che non è ufficio suo e quindi qui la cosa finisce. Discazzatamente così ha acceso, diciamo, l'interesse di Pierluigi, il quale il giorno dopo ritorna alla residenza vescovile, si fa introdurre dal vescovo e subito comincia, diciamo, ad avere un approccio molto violento con lui, comincia a toccarlo, comincia a palparlo e nonostante Gheri provi a, diciamo, ad allontanarsi e a difendersi, ricordiamo, ha 22 anni, quindi è anche molto giovane, molto abbastanza forte, purtroppo non c'è nulla da fare. Stufo di tutti di quelli che lui considera preliminari, Pierluigi Farnese chiama i suoi uomini, li ordina loro di bloccare il vescovo e lo violenta. Ebbene sì, Pierluigi Farnese, figlio legittimo di Papa Paolo III, noto come il mulo del Papa, quel giorno nel 1537 violenta un vescovo di 22 anni. È un affare di violenza carnale che scuote l'Italia, sia perché si tratta, diciamo, di cose di cui non si parla, sia per l'alto nome delle persone coinvolte, sia perché viene usato come propaganda. In effetti qualcuno ha cercato di spacciarlo per propaganda contro il Farnese, contro anche il cattolicesimo. Ma è difficile farlo perché la prima persona, nonché la più affidabile sull'argomento, a parlarne è Benedetto Varchi, il quale non aveva alcun motivo di essere, diciamo, contro il Farnese o contro il cattolicesimo, o anche di essere omofobo, perché ricordiamo che Benedetto Varchi era anche lui omosessuale dichiarato. Per quale motivo poi sia stato processato per aver violentato una bambina, io non ho mai capito, non ho mai capito come ci sia correlazione, come sia accaduto il fatto, però carta canta. Comunque, 3 settimane dopo l'evento, Cosimo Gheri muore. Secondo una versione muore per la disperazione, per la vergogna, per il disonore. Secondo un'altra versione, invece, temendo che il prelato possa parlare, è consapevole di averla fatta grossa, perché un conto è abusare di un servo, un conto, diciamo, è tenere garzoni che vengono da famiglie povere, e un altro è abusare sessualmente di un prelato, di un vescovo. Pierluigi l'abbia fatta avvelenare, d'altronde c'erano dei complici che avrebbero potuto parlare, ma essendo suoi uomini erano tenuti al silenzio. Il Papa resta sconvolto dalla faccenda e prova di nuovo a, diciamo, imbrigliare il figlio. Non avrà mai successo in quello, perché esattamente come Rodrigo Borgia voleva bene al figlio Juan, anche Alessandro Farnese adora il figlio Pierluigi, è cosciente dei suoi errori, dei suoi sbagli, dei suoi reati. Ma non può farci nulla, anche perché ha bisogno di un soldato come Pierluigi, che induce paura nei suoi nemici, ma non per il motivo a cui lui piacerebbe. Insomma, la situazione è grave, gravissima, e non si ottiene nulla. Lo stesso Benedetto Varchi fa notare il fatto e poi insinua che la morte tempestiva di Cosimo Gheri porta più vantaggi a Pierluigi Farnese che non, diciamo, alla giustizia o alla licenza. Nel 1544, per allontanare il figlio da un territorio, tutto lo stato della Chiesa, che lo detesta spassionatamente, Paolo III si inventa il Ducato di Parma e Piacenza.
come fai a stellare il figlio? Casto per certi aspetti quindi è stato, diciamo, un terreno di prova. E per lui ci si la cava anche piuttosto bene, sebbene le sue tasse eccessive, il suo modo di fare rude e molto populista, gli alieneranno i nobili parmigiani e piacentini, i quali, sobillati da Don Ferrante Gonzaga, governatore di Milano e uomo di Carlo V, nel 1547 lo uccideranno mentre si trova a Piacenza. Sarà pugnalato e poi buttato giù nel fossato del castello di Piacenza. Luogo che tra l'altro la sottoscritta ha visitato, ha chiesto dove sia accaduto il fatto e ha visto anche la finestra perché un po' di parto non guasta mai. Il dolore sarà immenso per Paolo III, che comunque adorava questo suo figlio, e sarà probabilmente l'unico a disperarsi. Infatti, se Paolo III pensava di riprendere da sé Parma e Piacenza e poi destinarle ad un altro nipote, forse Ottavio, l'ha sposato a Margherita d'Asburgo, forse Ranuccio, che è stato fatto è cardinale, forse anche all'omonimo Alessandro, non si sa. Comunque Ottavio lo anticipa, si autoproclama duca di Parma e Piacenza e non ci sono santi. Quindi Paolo III fa convocare l'altro nipote, il cardinale Farnese, Alessandro, e gli chiede di mediare, di spiegare al fratello che no, Parma è territorio ecclesiastico, deve ridarlo a lui, se ne occuperà lui. Alessandro nicchia e quando si rende conto che tutti i nipoti, tutti e quattro nipoti, sono a lui contrari, diciamo che Paolo III ne ha un così grande dolore che, secondo le vecchie cronache, ne muore. Qui diciamo che con un po' di ritardo finisce la vicenda di Pierluigi Farnese, sul quale possiamo dire le stesse cose di Caravaggio, ossia che morì male come era vissuto. Non ci sono film, serie TV, documentari su di lui. Suo padre invece compare nella terza stagione di The Tudors, interpretato da Peter O'Toole, e nelle due serie sui Borgia. Personalmente consiglio quella di Tom Fontana perché è molto fatta meglio. Compare anche il personaggio di Silvia, compare Pierluigi, e diciamo che è un inizio. Si poteva fare con uno spin-off sui Farnese, un vero peccato non sia stato fatto. Come vedete, questo è un fatto molto controverso, molto violento, di cui si è sempre parlato, sebbene con un certo pudore, perché appunto non si sa mai come prenderlo, ma che io considero determinante, sia per, diciamo, la brutta nomea che si sono presi i Farnese, sia per quel clima di propaganda anticattolica che sarebbe generato in quegli anni negli ambienti protestanti. Non ci fu una punizione, non ci fu niente, perché comunque Pierluigi era il figlio del Papa, quindi non sia mai, come si dice in questi casi, non sia mai che bisogna accusare il figlio del Papa, anche se è legittimo. E dire che questo è tutto, non c'è altro, io vi saluto e alla prossima.